È un momento importante perché assistiamo, anche in questo caso, il progetto La Tua Metropolitana va avanti e oggi abbiamo un grande player nazionale, un'azienda strategica che è Terna. Molti cittadini non conoscono, non sanno cosa fa Terna, ma Terna è veramente una colonna del nostro paese, perché attraverso Terna noi abbiamo l'energia elettrica. Quindi siamo molto contenti che Terna abbia scelto Genova per fare anche questo investimento, per farsi conoscere, e dimostra ancora una volta l'attrattività di Genova in questo momento. Con Terna abbiamo molti progetti da portare avanti, soprattutto il tema dell'elettrificazione portuale, e quindi ringraziamo Terna per aver adottato la stazione metropolitana di Sarzano. Abbiamo accettato volentieri l'ospitalità e l'invito di AMT e del Comune di Genova di poter partecipare a questa bella iniziativa che consente ad aziende come la nostra di essere presenti in maniera tangibile in un punto cruciale dello sviluppo della città, che è quello della mobilità. Ancora a maggior ragione di una mobilità importante come è lo sviluppo della mobilità pubblica, che venga ampliato e venga favorito. Terna è molto impegnata sul tema della sostenibilità e dello sviluppo efficiente e rispettoso dell'ambiente e della rete elettrica di cui Terna stessa è concessionaria a livello nazionale. Siamo anche molto impegnati nella città di Genova con svariate decine di milioni di interventi che hanno un fine: rendere la rete elettrica in alta tensione della città di Genova più efficace e più compatibile con la città stessa. Essenzialmente sono interventi di interramento di linee che storicamente sono nate come linee elettriche aeree, che verranno via via, gradualmente, con un progetto che è già iniziato da ormai da 2 anni, ad essere interrate, quindi ad essere meno visibili ed ad avere un impatto praticamente nullo con la vivibilità e l'osservabilità della città. È un progetto secondo noi molto originale e molto interessante, questo di far vivere le nostre stazioni, farle vivere con l'aiuto di alcune aziende che accettano di partecipare. È un modo di, ha diversi vantaggi, è un modo intanto di abbellire le stazioni, di rendere un po' più interessanti, è un modo per molte aziende di spiegarsi alla città, di raccontarsi con un modo ampio, con possibilità quindi di raccontare le proprie attività, ed è un modo secondo noi di migliorare complessivamente il servizio che offriamo ai cittadini, in una dimensione, in un'ottica di quello che stanno facendo anche le grandi città del mondo.